la campagna di Now We Move e questo particolare evento a Roma e sono il piacere di sostenere il manifesto per lo sport sul futuro dell'Europa, perché lo sport può giocare un ruolo vitale nell'affrontare gli attuali problemi che l'Europa ha davanti a sé e per radicare valori come l'inclusione sociale, l'integrazione, la solidarietà, la tolleranza e il fair play, contribuendo alla salute delle persone, allo sviluppo e all'affermazione delle persone, così anche come proteggendo e promuovendo la qualità dell'ambiente. È molto importante che un numero di azioni possa essere effettuate a livello europeo ora. Noi possiamo insieme promuovere l'educazione fisica nelle scuole e sostenere lo sport a livello di base, motivare le persone a combattere uno stile di vita non salubre e ad aumentare la loro attività fisica, promuovere il volontariato nell'ambito dello sport e creare professionalità mirate in questo ambito, combattere per l'integrità dello sport e contro la corruzione, il doping, la violenza e la discriminazione nello sport. Tutto questo può essere fatto solo se le istituzioni europee supportano queste azioni e queste iniziative e collaborano strettamente con le organizzazioni e gli altri attori nel campo dello sport e della gioventù. Questo è il messaggio di Martin Schulz, che credo sia significativo, essendo egli appunto uno dei candidati ad assumere la funzione principale nell'esecutivo dell'Unione Europea. Come diceva bene Fossati, l'Unione Europea ha fatto già molto in questi anni, perché una delle novità rilevanti del Trattato di Lisbona è